Giuliani, che era presente ad Arezzo il sindaco di Amatrice, al quale sono stati consegnati alcuni dei proventi di alcune iniziative di solidarietà. Ecco, voi avete chiesto alcune delucidazioni riguardo all'incasso invece della giostra del Saracino. Sì, l'abbiamo richiesto, l'avevamo già chiesto il 22 settembre, non erano state ancora date le risposte, ora il tempo è passato e visto che i cittadini e le associazioni di volontariato hanno comunque dimostrato una sensibilità rispetto a questo tema, e l'amministrazione comunale deve fare la propria parte. Ecco, più volte l'amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di devolvere i proventi della giostra straordinaria, quella della Misericordia, alle popolazioni terremotate. Cosa vi è stato risposto oggi? Purtroppo non mi è stato risposto, mi è stato detto che risponderanno per iscritto, però diciamo che l'amministrazione comunale aveva più volte, in particolare il sindaco, più volte manifestato la volontà di devolvere appunto una parte o l'incasso, una parte dell'incasso della giostra straordinaria alle popolazioni terremotate. E ancora questo non era avvenuto, io l'ho di nuovo sollecitato e ho anche chiesto che magari invece che affidare queste risorse ai comuni più noti come Amatrice, ma riconcentrarsi aiutando i comuni più piccoli e meno sotto la lente dei riflettori, in modo tale che anche loro possano avere le risorse per ricostruire.